Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, vi invito a scaricare OneFootball dal link in descrizione. Ovviamente cliccateci, la scarica direttamente sul vostro dispositivo e qui alla mia destra OneFootball mi aiuterà nella buona realizzazione di questo video. Esattamente perché oggi andremo a parlare di Liga Spagnola. Andremo a parlare di Barcellona, di Real Madrid, di Atletico Madrid, di quello che hanno fatto nell'ultimo weekend e di tutto ciò che circonda il mondo spagnolo. Partendo da un presupposto molto importante. In queste ore si sta parlando sempre più fortemente, se così si può dire, di un problema nel Barcellona. Diciamo che da quello che ho capito il Barça, la piazza Barça è un po' come la piazza Roma, nel senso che appena qualcosa sta funzionando, sarà tutto nel verso giusto, se ci si mette qualcuno a rompere i coglioni. E questo potrebbe anche essere, visto che appena il Barça ha preso un pochino piede, sta iniziando comunque a correre, esce fuori immediatamente la news che pare che tra Griezmann e Lionel Messi ci siano dei problemi abbastanza visibili. Pare che i due non se la passino, così dicono voci di corridoio. Sinceramente a me non mi è sembrato. La partita contro il Celta Vigo l'ho vista e Messi molto spesso cercava Griezmann, magari non con la stessa intensità e intesa con cui si trovavano Messi, Suarez e Neymar. Ok, ci sta, ma diciamo anche che Griezmann è arrivato quest'estate, quindi è normale che non sia ancora nell'intesa a Barcellona, è normale che non sia ancora nella testa degli altri due. Piano piano ci entrerà. E poi si dice anche che non si parlino, che in allenamento i due non si parlino, che c'è un clima molto molto freddo e che Griezmann e Messi non si trovino bene. Sinceramente io questa cosa non l'ho vista, addirittura una settimana fa avevo fatto i complimenti a Griezmann perché lo vedevo finalmente entrare all'interno del meccanismo Barcellona con tutti i piedi, mi sembrava interagire con tutti i compagni, mi sembrano voci di corridoio sinceramente un po' campate in aria, però in Spagna ne parlano costantemente, insistentemente, quindi era giusto che io ve ne parlassi per rendervi anche partecipi della situazione. Il Barcellona comunque vince per 4-1 contro il Celta Vigo, tantissimi giovani in campo, il solito Arthur, che ormai non è secondo me nemmeno più catalogabile come giovane in quanto è una certezza di questo Barcellona, Junior Firpo, Ansu Fati. Il Barça gioca veramente con tanti giovani in campo che comunque si dimostrano essere sempre molto validi. La sblocca Lionel Messi sul calcio di rigore, che assolutamente è nettissimo e penso che veramente non si possa dire il contrario, mano netta. Tra l'altro, se avesse preso l'altra mano, probabilmente il rigore non l'avrebbero dato. Ha preso quella mano non d'appoggio, ma l'altra, il rigore ovviamente c'è. Lionel Messi segna dal dischetto. Ovviamente è Messi, quindi insomma nemmeno vedevo di che portiere da una parte, pallone dall'altra e il Barcellona va in vantaggio. Succede una cosa importante qua, succede innanzitutto che il Barcellona fa il 2-0 su assist di Arthur. Ragazzi, Arthur fa una giocata pazzesca su quella fascia, cioè se non l'avete visto andate a guardarlo, fa una giocata veramente pazzesca, mette questo pallone al centro, Messi segna ma viene annullato perché il pallone era uscito e quindi pareggia il Celta Vigo su punizione. Ecco, io qua poi magari potrei sbagliarmi, ho visto forse un errore da parte del portiere del Barcellona, da parte di Ter Stegen, perché è vero che la punizione era ben calciata, però era una punizione a mezza altezza che attraverso tutta la porta prima di infilarsi in rete sia all'angolino ma nemmeno troppo, cioè lì secondo me Ter Stegen avrebbe potuto far di più. Quello che però non può far di più è il portiere del Celta Vigo quando Lionel Messi sale in cattedra. Messi fa altri due gol, entrambi su calcio di punizione. La cosa che mi spaventa, ragazzi, la cosa che mi ha sempre spaventato di Lionel Messi è che fa delle cose con una tranquillità disumana. Le due punizioni che batte le batte da fermo, cioè lui c'ha quel pallone lì, lui fa due passi indietro, si avvicina al pallone, batte la punizione che perfettamente scavalca la barriera e si infila sotto la traversa. E ragazzi, queste sono punizioni che io, diciamo, per le quali io resto sempre basito, veramente sempre basito. Sembra che Messi manco si impegni nel farlo, che gli riesca naturalmente. Secondo me è una cosa veramente assurda. Il 4-1 poi arriva dai piedi di Busquets da fuori area. La cosa che ho notato, poi lo so che avete notato anche voi, l'avevo detto anche settimana scorsa, è che in Spagna i ritmi sono veramente, veramente blandi. Cioè, anche il gol di Busquets, ma poi mi viene in mente anche il gol di, poi ve ne parlo dopo, di Valverde con Real Madrid, dopo ne parliamo. Ci sono ritmi veramente blandi, cioè nel senso qui in Italia ti ammazzano, ti menano sul, ti mangiano le caviglie, ok? Ecco, in Spagna secondo me questa cosa un pochino manca. Prendiamo ad esempio il Real Madrid, no? Prendiamo in analisi il Real Madrid. Il Real vince 0-4 in casa dell'Eibar, un Real che fino adesso aveva sempre faticato, un Real che dopo il 6-0 contro il Galatasaray probabilmente ha avuto quella là in più per voler dimostrare a tutti quanti che può farcela e che può fare la differenza, e quindi tanto di cappello, va bene così. Bene, un Real Madrid che subito con Hazard, Benzema, ecco, quella cosa che dicono che manchi tra Messi e Griezmann di sicuro non manca tra Benzema e Hazard, che si passano il pallone come se fossero migliori amici. L'1-0 lo fa Benzema sotto porta, combatti e ribatti, poi arriva il 2-0 sul calcio di rigore di Sergio Ramos, e secondo me il rigore qui era netto. Il 3
3-0, ecco, il 3-0 mi è sembrato un filino meno netto, mi è sembrato quasi come se Hazard cercasse il calcio di rigore, andasse addosso al difensore, impattasse e si lanciasse a terra. Ecco, forse il terzo rigore, quello del 3-0, non l'avrei dato. Benzema continua imperterrito a far gol e fa un'altra doppietta, ma quello su cui voglio focalizzarmi, vi dicevo prima, è il 4-0 di Valverde. Valverde che assolutamente per le prestazioni che sta sfornando e per quello che ha dato al Real merita il gol e merita questa gratificazione. Però vedete l'azione, guardate l'azione, c'è Modric che c'ha questa palla, alza la testa, Valverde fa così. Per 10 secondi al limite dell'area da solo. Modric lo vede dopo 10 secondi, gli dà il pallone dietro, Valverde calcia e c'ha praticamente lo specchio ancora libero. Hanno lasciato Valverde e lo specchio libero per 12, 13, 14 secondi. È vero che ci sta che sul 3-0 contro il Real Madrid in casa cali un pochino, però è anche vero che quello che vedo io sono ritmi veramente veramente blandi. Vi ho fatto l'esempio con Valverde, vi faccio lo stesso esempio appunto con Busquets. E passiamo all'Atletico Madrid, all'Atletico che batte l'Espagnol per 3-1, una partita che sulla carta era molto difficile, ma non solo sulla carta a mio modo di vedere, perché l'Espagnol poi oggettivamente un po' di pensieri all'Atletico li mette, prima con Hulé che va vicino al gol, poi il gol lo fa con Darder, quindi insomma l'Espagnol va in vantaggio e mette in difficoltà, in estrema difficoltà, l'Atletico Madrid. Un Atletico che secondo me va a recuperare la gara grazie ad un episodio fondamentale. Cioè ragazzi, molto spesso secondo me quando sei una grande non riesci a sbloccarla, ti serve l'episodio. L'episodio dell'Atletico Madrid ce l'ha avuto a fine primo tempo, proprio allo scadere a un secondo dalla fine, quando Tomas si inventa quel pallone in avanti, va ad impostare in modo pazzesco, lì poi ovviamente c'è il pallone al centro di... Ciro, cosa stai facendo? Vabbè, c'è il pallone al centro, la papera di Diego Lopez e appunto il gol dell'Atletico Madrid. Ecco, vi dico, non so, senza quel gol allo scadere con la papera di Diego Lopez dopo il VAR, senza quel gol non so di Correa, non so quanto l'Atletico sarebbe riuscito a ribaltarla, quindi nel senso facile non era, e si sono attaccati a questo episodio per ribaltarla. Il 2-1 lo fa Morata, e per me ragazzi quello di Morata è un gol pazzesco da non sottovalutare, perché è in avanti con il corpo, perché è scoordinato, perché il pallone gli rimane sotto, perché la posizione è defilata, e nonostante tutte queste cose non ha per niente problemi Morata ad infilare il portiere avversario. Ecco, il gol di Morata va a posizionare Morata in questo momento tra il novero degli attaccanti migliori in circolazione. In questo momento, se non sbaglio, è al sesto gol consecutivo, quindi continua a far gol Morata, continua imperterrito ad andare in rete. Tanti tagli dell'Atletico Madrid, dell'Atletico di Simeone, che quest'anno sta giocando veramente con più tagli del solito, non so se l'avete notato, ha sempre fatto tanti tagli destra-sinistra alle spalle dei difensori. Quest'anno mi sembra addirittura che li abbia amplificati, e proprio così nasce il 3-1. Taglio, palla laterale, cross al centro di Diego Costa, se non sbaglio, velo di Herrera, appunto va a far gol Koke. Anche lì Koke è lasciato secondo me imperdonabilmente solo, ed è clamoroso come tre giocatori di tre squadre così forti come Barça, Real e Atletico abbiano fatto il gol che ha chiuso la gara lasciati soli. E questo secondo me fa anche capire quanti ritmi non siano poi così eccelsi in Liga. Comunque rimane molto molto competitivo il campionato spagnolo, fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto. Vi dico, volevo anche parlare dell'Ajax, prendere anche i lancieri, però forse è meglio di no, forse è meglio dedicarsi solo alla Liga. Fatemi sapere la vostra, vi ringrazio per aver visto questo video, iscrivetevi al canale, buon shalala, tanti mi piace, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.